Ieri c'era il sole, oggi nevica. Si accende uno specchietto retrovisore e voilà. Riscaldamento, quello del retro si sente, musica. Sì, lo so, non sono il massimo delle casse, le cambierò, che devo fare? Now we're talking seriously. Va, cuore mio di fiore a fiore, con dolcezza e con amor. Vai tu per me. Vive solo in realtà, vicino a me. Così, col sole in fronte. Ecco. Come si può vedere, però tiene l'acqua, quindi non penetra, no? E questo gli dà una buona copertura, no? Mi sembra che vada bene. Sì, vabbè, rimane un po' sporco, però poi se ne va via, hopefully. Oh! Oh, oh. Questo è nuovo. E cosa volevo fare? Qua dietro c'è il gas con copertura, no? Un po' di cose, scatola che serve sia per sedersi come sedile e poi per mettere dentro compressore, qualche corda, you never can tell, no? Il tarp, il telo, uno zaino militare, la canna da pesca, eh? Canna da pesca che è praticamente grande quanto una forbice. Eh beh, mai che decido di andare a pesca, sono pronto. Sopravvivenza. Insonorizzazione. Il sole in fronte, la felice accanto, sto per... Bene. Tutta la mia vita sei tu. Come sei bella, più bella stasera, Mario.
Visto? Gli dà proprio questo piccolo velo di copertura. Rimane un po' giallo, ma meglio che non la ruggine, no? Qui gli ho messo la scatoletta per il profumo. E questo è le tendine. Insomma, devo spegnere la radio, se no non mi concentro. Chi tuoi belli brillano? Fa la sua figurina. La mascherina è proprio da rifare. Prossimamente la rifarò. E un'altra cosa, anche questo, devo sempre ricordarmi di andare a metterlo. La vite, che qua è caduta praticamente pochi mesi dopo che ce l'avevo. Bene. Dunque, io per adesso lo ogni volta cambio. Adesso gli ho messo le tendine così, niente di che. Gli ho messo quei bordeaux modello Indian Thailandia Tuk Tuk, no? Gli ho messo questa coperta appesa da una corda da una parte all'altra, giusto per dividere la gabbia, ok? Qui ho i materassi, gli potrei mettere anche ho rimesso il tavolino. Tanto ce l'avevo, che lo devo fare. Avevo tolto anche i parasoli, ma poi li ho rimessi. Tanto è inutile che li tengo là, li rimetto e basta. Servono un po' pochino, però va bene. Il tavolino, ne potrei fare uno lungo, che parte dal punto A al punto B, un pochettino più ristretto, che mi copre tutta la, no? Tutta quella parte, però insomma potrei farlo, mettere un tavolino un po' più lungo, ma che ci devo fare? Se all'occorrenza, se mi serve, lo farò. E per il resto, ecco, alla fine l'ho perso il tappetino, questo qua. Li devo sostituire. Ecco, potrei fare anche una sorta di cassa di letto, no? Per mettermi sopra il materasso. Però se io metto il materasso, cioè il materasso per me deve essere grande, il letto deve essere grande, non è che posso fare una brandina. Allora preferisco usare tutto lo spazio all'interno dell'abitacolo, mettergli il materasso e all'occorrenza rimuovere il tutto, no? All'occorrenza rimuovere il tutto e usarlo come più mi si aggrada. Cioè non devo smontare, ce l'ho già fatto, basta che tolgo il materasso e praticamente ho uno spazio se io voglio caricare. Se io inizio a mettergli il tavolino, se gli metto la cassa, che poi che cassa gli vuoi mettere? Devi mettergli, considerando che lo dovrei camperizzare, no? Cioè, a parte la spesa, devo togliere la gabbia, devo togliere l'impianto a gas e metterlo una 100 litri, la devo mettere quantomeno di sopra, al tetto.
100 litri, ma dai, ma dove vado? Cioè preferisco tenerlo così, avere lo spazio vano di dietro per caricare quello che serve, tipo spesa o valigie. E qui la zona lounge, soggiorno, chill out, appunto per smontabile all'occorrenza e fare quello che più ti aggrada. Le tendine le ho messe solo da una parte, perché qua praticamente dovrei mettergli l'aggancio, no? Ho messo questi affari qua, ma adesso li dovrò togliere. L'aggancio della tenda. Qui anche gli ho messo le tende, qui abbiamo anche qui il pitufo, il frindurfo, il tuk-tuk style, no? Anche le lucine le per ora le ho lasciate così. Tanto la luce c'è, finally. E questi qua anche sono porta oggetti, porta noci, porta palazzo, porta insomma porti siedi, porti quello che vuoi, gli metti quello che vuoi e poi e ti ci puoi sedere sopra. Comodi, pratici, Paris, England, e dall'altra è London. Cos'altro? Qua ho messo la rete, no? Così almeno se c'è qualche cosa non mi cade e questo lo tiene, così come anche lì. Ho visto altri video dove gli hanno fatto delle scatole da mettere sopra, ma dopo quando apri il cofano del motore devi togliere tutto quanto. Invece così è molto più pratico. Devi solo sganciare la rete e il gioco è fatto. Se hai bisogno di qualche cosa glielo metti sotto la rete, se hai bisogno di una mano ce l'hai, ed è set, insomma. Mi sembra che vada bene così. È inutile mettergli una scatola di legno e dopo devi aprire il motore e devi togliere tutto quanto. Almeno da lì è molto più semplice togliere solamente la rete. Una cosa che sarà da fare il prima possibile sarà quella di togliere tutta quella plastica e gomma, e lo farò questa primavera appena si farà bel tempo, no? Questo qua da togliere, perché non so la sorpresa che c'è sotto. Bene, no? Qui abbiamo il tappeto, qui abbiamo altra gomma sopra la gomma. Ed è set, insomma. E questo qua è un'altra cosa, ecco, volendo, no? Qui per esempio c'è questo mobiletto di legno, no? Smontabile, cioè smontabile, è proprio un cubo, un parallelepipedo. Che lo puoi togliere, no, vedi, è proprio è un mobiletto, però comodo, se ti serve lo puoi alzare, insomma ti rimane il tuo mobiletto, lo puoi portare fuori, insomma è smontabile, nel senso che è semovibile, si muove se lo muovi. Ho lasciato giusto un sedile per ora, no? Far vedere bene questo Cristoforo Colombo, vediamo se riesco a inserire. Capito? È proprio giusto così. Dentro è bucato, cioè è vuoto, questo per insomma gli angoli, potrei anche toglierli, ma vabbè. Ecco, questo è quanto. Ne ho ancora uno che è il doppio di questo, è 10 centimetri più alto, però mi prenderebbe troppo spazio, lo potrei mettere, però... Magari lo metto.
croce di Malta, la neve. Ah, ecco, dovevo andare dal meccanico oggi per chiedere una cosa che adesso mi sfugge. Cos'altro? Qui ho mantenuto tutto regolare, tutto normale. Questa qua già non funziona più, usata pochissimo, e funziona infatti oramai poco. Ho visto altri video di personaggi che si fanno nella loro guardia dei cassettini qua sopra, ma secondo me basta avere degli antiscivolo, così che almeno se hai qualche oggetto, no, qualche monetina eccetera, non ti scivola. E cos'altro? Tuk Tuk Style, vediamo un po'. Mi sembra che ho detto tutto. Ah, ecco, questi qua, i portaborracce della bicicletta applicati, no? Fanno la loro parte. Ho visto qualcun altro che ha messo dietro qua nel vano due porta, sono apposta proprio per mettere dentro la lattina eccetera, però questi qua sono dei termo, no? Sono dei termo, metti il freddo si mantiene freddo, metti il caldo si mantiene caldo, e secondo me vanno benone, pratici, comodi, e ce li hai qua a portata di mano, no? E se... mi sembra che sia tutto. Il riscaldamento funziona, le marce funzionano, ogni tanto si gratta un pochettino, le ridotte stranamente sono diverse, l'inserimento delle ridotte è diverso da altri utenti che hanno la stessa auto. Ho visto qualcuno in Germania per esempio che ha la stessa macchina, ma le ridotte sono diverse. Qua un'altra cosa che c'è è questo pulsante qua, no? Facendo così non si sa che cosa serva, capito? Questo qui è quello per spruzzare l'acqua se lo tiri verso di te, oppure se lo sposti a destra o a sinistra, cioè in alto o in basso, ti fa, ti opera il tergicristallo. Ma se fai così si accende il mistero, cioè non si sa che cosa sia. Ma va a capire. Comunque non è un grande problema. L'interruttore della benzina, il meccanico mi ha detto lascialo sempre così, e allora io lo lascio sempre così, ma allora tanto vale che l'hanno fatto sto cazzo di pulsante, no? Che lo puoi mettere così, così oppure così. Lui mi ha detto lascialo sempre così, e allora io lo lascio sempre così, che devo fare, no? E la radio, le casse sono un po' cipettone, ma in verità anche la radio è un po' cipettone, l'ho presa su Wish, e ogni tanto devo staccare il fusibile perché mi si blocca e non si accende, cioè non si spegne e non si accende, rimane accesa, allora gli tolgo il fusibile, si riaccende, cioè si spegne del tutto, rimetto il fusibile, si riaccende e poi funziona. Praticamente ogni volta è un po' un terno al lotto. Questo qui è molto pratico perché gli puoi inserire più cose, no? Questo accendisigari multiplo con anche USB on the side, the other side, eccolo lì, no? Gli puoi mettere sia le USB che appunto gli accendi whatever, no? In questo caso lo specchietto retrovisore, che è veramente molto comodo. Consiglio anche per chi ha una macchina normale, innanzitutto perché ha un'ottima telecamera e ti serve anche come una sorta di antifurto.
controlli, no? Una camera di sorveglianza. Peace and love. Qualche cos'altro? Ma non mi ricordo. Non so. Non ho più niente. Questo qua l'ho tolto. Ce l'ho ancora qua, ma tanto ce l'avevo riattaccato, ma non si vede niente. Magari poi lo riattacco qui, o forse. Questi qua, io mi ricordo quando abitavo ad Acapulco, ce li avevano i tassisti dentro le loro maggioline, le loro Volkswagen, ce l'avevano inserito qua così, sotto. Così potevano vedere le gambe di dietro delle passeggere, no? Però io qua non posso vedere niente e quindi però ecco, mi viene in mente ora questa cosa. Ce l'avevano i tassisti inserito vicino alla radio, no? Nel maggiolino. E così da lì buttavano l'occhio dietro alle bambine che si sedevano di dietro. Bene, ho cambiato il clacson, funziona, perché quell'altro si era ossidato. E riscaldamento funziona, il gas funziona, l'impianto a gas funziona praticamente con un pieno di 75 litri nella tanica di 100 faccio circa 600 km, 550-600 km a una velocità di 80-90 massimo chilometri orari. Non ti passa più, se ti piace la velocità non ti passa più, però è un altro viaggiare con la Watts, è un altro viaggiare. Qui non si vede tanto, ma c'è un nastro fluo che di notte è simpatico, si illumina, no? Prende la luce e rimane appunto illuminato da un bel disegno simpatico, cioè un bel disegno, è una linea, però si vede simpatico. Qua gli ho messo, come si vede, molto professionalmente, no? Il connellino. Le tende, quelle lì, le avevo e quindi è inutile che le elimino, le tengo e le metto, no? Questo qua, il parafulmine, qua, no, non è che sia il massimo, però tanto ce l'ho, lo lascio. Anche il tavolino messo lì centrale può tornare utile. Sarebbe forse meglio metterne uno che percorre tutta la lunghezza del coso qua. Ma va bene così, dai. Se poi all'occorrenza, se mi capita, non è difficile. Prendi una tavola, gliela metti ed eccetera, insomma, no? Quei 12-13 centimetri di larghezza, giusto per coprire tutto quanto, però tanto che ci devo mettere, no? Bene, questo è tutto. Vediamo se si è accesa. Perché a volte, ecco, fai così e non si accende, e invece si è accesa. Prendiamo le chiavi. Cuore non soffro più. E con questa Mariù ci sentiamo alla prossima. Ciao.